Ragazze, allora oggi faccio finalmente questa richiesta un po' particolare per la festa di 18 anni di Silvia, a cui mando un bacio grandissimo, oramai una mia carissima amica, e mi ha chiesto un look da abbinare al suo vestito viola, in particolar modo quel viola di Kiko che tanto ha fatto discutere, il numero 41. Che adesso, come tutti i viola in videocamera, sembrerà blu. In ogni caso, spero che dalle foto si riesca a vedere qualche cosa. Questo è il look che io ho pensato. Un look appunto sui toni del verde acqua e viola. Io ho utilizzato il pigmento della Valentina by Kajal numero 6, che è questo verde acqua molto ma molto chiaro, associato appunto al viola di Kiko. Se non avete questi due colori, entrambi i colori sono presenti nella palette 88 matte o penso anche alla 88 shimmer. Comunque nel video ve li faccio vedere in ogni caso. Nulla, spero che il look ti piaccia. Puoi anche aggiungere un po' di nero nell'angolo esterno dell'occhio. Io non l'ho voluto fare per non caricare troppo, per non caricare troppo il look. Anche perché ho già applicato matita nera e eyeliner, e per me, basta e avanza. Tu puoi, magari farei una prova sicuramente, anzi, fai una prova prima. E nulla, spero che il look ti piaccia e buona visione. Ciao! Allora, iniziamo subito. Io ho già applicato come base per uniformare l'incarnato questo correttore della Pixi a penna e ne ho applicato davvero pochissimo, giusto perché davvero uniforma l'incarnato. Poi, cosa vado a prendere? Prendo un ombretto panna, ecco, davvero chiarissimo, che è un colore comunque che si può utilizzare come highlight, e lo prendo e lo applico appunto sia sotto l'arcata sopraccigliare che nell'angolo interno dell'occhio, anche vicino al ponte del naso. Così. Ecco. Fatto ciò, vado a prendere il viola. Allora, Silvia mi ha detto che appunto utilizzerai un vestito che è molto simile, del colore molto simile dell'ombretto all'ombretto di Kiko 41, che se non lo sapete è quel famoso ombretto che macchia la palpebra. Io ho trovato un'alternativa se non volete macchiarvi la palpebra oppure non ce l'avete. Presa dalla palette appunto 88 matte ed è questo viola qui in basso che è appunto nella quarta fila partendo da destra. Eccolo qui, vicino proprio a questo rosso. Ed è, vedete, ho fatto un piccolo swatch qui sulla mano. È appena appena più chiaro. Vedete? Ma fondamentalmente sono simili. E io ho utilizzato un po' l'uno, un po' l'altro, ecco. Perché quello della palette è appena appena più chiaro. Lo prendo con un pennello appunto piccino. Prendo prima quello della palette e picchietto il colore all'inizio, al centro dell'occhio proprio. Così. Poi prendo un po' quello di Kiko. Vedete, è appena appena più intenso. Io non utilizzo, non sto utilizzando il pennello, molto bagnato.
poi faccio già la sfumatura dell'angolo esterno dell'occhio. Basta andare di punta il mio solito cucù, vuol dire che è mezzogiorno. Ok, e mi fermo, faccio proprio una sfumatura diagonale dell'occhio, vedete, tagliato di così. E anche qui, qua potete utilizzare lo scotch come volete voi, ecco. Io non lo utilizzo mai lo scotch. Fatto ciò, ci fermiamo. Vado a prendere invece il pigmento di Valentina by Kajal, questo verde acqua, che è il numero 6, è il numero 6 ed è questo verde acqua qui. Vi faccio un attimo uno swatch. Vedete, è questo colore qui. Allora, come alternativa al pigmento Valentina by Kajal potreste e puoi utilizzare sia questo colore qui, che è appunto il verde centrale tra la fila dei tre verdi, ed è appunto questo, altrimenti il terzo, che poi li ho appena swatchati e sono praticamente uguali, quindi ho questo, questo è leggermente più chiaro, ma sulla pelle in realtà è praticamente identico. E ho fatto uno swatch. Questo è il pigmento Valentina by Kajal e questi sono i due ombretti. Quindi, se lo riesci a trovare il pigmento Valentina by Kajal, il numero 6, ricordo, ebbene, altrimenti non fa niente. Lo vado ad utilizzare con un pennellino più piccolo e qui lo un attimo inumidisco. Un attimo il pennello e lo prendo, prendo il pigmento. Lo possiamo fare anche con un pennello angolato, come questo. Qui sopra alla sfumatura viola lo sfumo un attimo e ripasso col pennello, ancora magari un po' sporco di viola. Davvero deve essere giusto un effetto molto molto delicato. Ok, vado a un attimo sfumare il viola con il verde qui, così, anche qui, e poi riprendo un altro po' di viola e lo picchietto qui. Ok, ho fatto la riga di eyeliner e adesso prendo un pennello angolato e applico il viola sotto le ciglia inferiori, sporcandole. Fin qui. E poi sfumo. Ora applico una matita nera. Non l'ho applicata fin nell'angolo interno perché poi diciamo che con l'occhio un po' umido lacrima e non è tanto bello quello che si viene a creare. Allora piego le mie ciglia e applico il ma mascara. Applico questo blush qui. Il primo è un rosa che tende sul viola. E voilà, il look è finito. Spero ti piaccia. E ancora auguri. Ciao!